Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale. Oggi la nostra escursione parte da qua. Abbiamo parcheggiato al rifugio di Bona. Ora mi trovo al rifugio Pomedes e andiamo a prenderci una rivincita di 2 anni fa circa, dove abbiamo fatto la ferrata Punta Anna, ferrata Olivieri a Punta Anna. Oggi proviamo a portarvi su in cima alla Tofana di Mezzo, concatenando le due ferrate, sia la ferrata Olivieri che la ferrata Aglio, appunto la Tofana di Mezzo. Il meteo stavolta è dalla nostra parte, l'altra volta quando siamo arrivati su c'era brutto. Vediamo come va, seguiteci. Ecco il nostro attacco, si sale da qua e dopo ci imbraghiamo. Qui dobbiamo raggirare questo spigolo, andare lassù. Oh, fa pieno! Ci troviamo ancora qui nella prima ferratina a Punta Anna. Iniziano a venire su un po' di nuvole. Guardate, Dolomites, Polpetta, adesso spunterà da lì. Andiamo avanti. Ecco lei. Passaggino atletico qua, sullo spigolo, e fin lì va tutto là. Adesso arriva il prossimo, mi sposto, così vedi qua. L'aderenza è tirata, sì. C'è solo uno mini spigolino per il piede, un sasso sotto e basta. Che si muove. Boom. Brava. Ta-dan! Thank you.
Un inglese perfetto, se proprio non sbaglio una pronuncia, volete sentirlo? Dai. Everybody sing a song, duda, duda. Saluta le colleghe a questo punto. Saluta le colleghe. Ciao colleghe. Sicurezza prima di tutto. Due lunge. Nora, vieni a prenderti il sasso, Nora. Punta Anna, Tofane. Porta anche la Sonia. Vedete la ferrata? Olivieri a punta Anna, seguiamo l'indicazione dove c'è scritto cima e andiamo a prendere l'altra ferrata, ferrata aglio, alla Tofana di mezzo. Gigio! Ci troviamo sulla crestina che collega Punta Anna alla Tofana di mezzo. Abbiamo appena fatto una scaletta. La nostra cima è già dietro le nuvole. Bello. Molto molto bello per adesso. L'Apple Pets che ce la sta mettendo tutta. Che sto registrando. Ciao ciao. Una serie di scalette, queste qua sono un po' pelo più mobili, non manca neanche tanto la cima da dietro. Prima si era scoperta, adesso ci sono ancora le nuvolette. Ah, se pensate che non abbia il casco, non è vero, è attaccato sulla GoPro, me lo sono tolto un attimo per fare il video. Vediamo cosa ci
ci manca, dai, e dopo ci vediamo più avanti. Viva la vita loca! Viva la vita loca! Siamo sull'ultimo trattino di roccette. Ultima crestina che ci accompagna fino alla cima. Abbiamo la sorellona, la nostra trofana di roses con le tre dita. Il nostro spettacolare contuline sulla varella. 3000 è l'alta valia. Stai zitto, sono una donna indipendente, ce la faccio da sola. Scusa. Metto la mano sinistra qua, la destra, boh, e poi come si fa? L'indipendenza. Indipendence day. Allora, aspetta Nadia, che veramente qua bisogna fare la diretta. Vai, 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 qua, qua, qua. Quella là è la croce. Non la vedo. Panorama bello. Mano, mano, mano! Nadia! Ma anche tu in cima! Nadia! Che prima avevo fatto il video! Adesso facciamo il solito rito che lasciamo il nostro sasso allegro del Cadore. Isolo. Lasciamo qui. Eccolo qua. Posso vedere? Sì. Chi è? Pisolo. Eccolo qua. In cima alla tofana di mezzo. Grande. Venite a prenderlo. Thank you.
inizi a sentire attrezzato che porta alla tofana di dentro. Noi lo prendiamo per qualche secondo fino alla sella. Il laghetto, le miss, mi credo che ci siamo tutti. Grande svalvolate on the rocks. E via quella felpa lì. Ci puoi togliere qua che c'è un po' di pausa. Sì. La forcella? Sì, perché lei è l'unica che mi manca. No, 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 adesso scendi sicuramente, poi vai di là. Scendiamo? Sì, mi sa che si va di là. Poi di là. Sì. Questa da? Questa da Frank. Perché in atto non sai che viene dall'altra parte. Puoi stare in mezzo? Sì. O indifferente? Che roba, che non dobbiamo fare quella roba lì. No, no, penso che si va giù dritti adesso. Ma io presumo sì che vai giù dritto adesso. Vai, sì. Fai scivolare i guanti sulla corda. Verso il Tussani, questo fantastico ghiaione. No, ma ciao, guarda, vai, adesso vai te. Vai, vai, vai! Wow. Sei in linea, sei in linea! Vado! Wow. Questa non è in città! Senza mani! Sulle mani! Au! Che hai fatti? Pantaloni lunghi servono a quello, eh! Pantaloni lunghi servono a quello! Arrivati a Giussani, sei in salvi, grande polpetta, botanica, grande polpetta, bravissimi, quello è bello anche, è una meraviglia, allora vedi, secondo me sì, allora quando ho detto ma non so se si passa da lì, si passava. Thank you.
iniziamo la nostra infinita discesa verso il rifugio di Bora, dove abbiamo la sua polpetta macchina on the rocks, la polpetta è la polpetta Scar, la chiamiamo questa qua. Sì, il resto lo sapete già come funziona questo sentiero noioso e lungo. Ormai sul sentiero infinito che conosciamo già, che porta direttamente al Dibona, dove abbiamo la macchina, però stiamo provando a tagliare invece di fare tutte quelle robe lì, stiamo provando a tagliare un po'. Siamo già nei pressi quasi del rifugio Dibona. Io questo video lo chiudo qua, spero che vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Lì abbiamo le nostre due supereroine. Discesa diritta giù dal Giussani, un bel giro, toffana di mezzo con catenata a due ferrate. Seguiteci e ci vediamo alla prossima avventura.